Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Quanto è Pippa Alberto. Un saluto da Kyle, il nostro brito barà, e da me. Oggi vi ripropongo una lista di un mazzo che ho giocato più o meno un mese fa, cioè ho fatto meglio un mesetto fa. E appunto, siccome avevo voglia di rankare bene, veloce, mi sono montato un aggro con lo stesso mazzo, con delle piccole modifiche. Sto parlando del Gruul Midrange. Questo mazzo, non voglio spendere parole per descrivere questo mazzo nella sua interezza, perché mi limiterò a tirare fuori le stats di questo deck. Ve le mostro ora, se ce la faccio, che purtroppo sono un po' impedito con queste cose da nerd ole. Ma le stats, cioè, se io vi faccio vedere quello che ho realizzato nelle ultime X ore, ammazza quanto sei lento, fio mio. Eccolo. Cioè, il mazzo è questo. 20 vittorie su 26 partite, 76% di win rate. Cioè, è una bomba. E adesso vi mostro anche il perché. Allora, devo fare così. Oddio, ma sta a picca! Allora, ok. Come cazzo si faceva? No, non così. Vabbè, famo finta che avete visto. Credetemi sulla parola. Appunto, il mazzo è performante a altissimi livelli, almeno tra platino e diamante, tra platino e diamond. Ovviamente gira tutto su Magda, su Jaspira Sentinel nei primi turni, perché appunto la Jaspira Sentinel ci permette di tappare una creatura stappata per aggiungere un mana di qualsiasi colore, e Magda ogni volta che viene tappata fa un treasure token. A questo mazzo ci abbiamo aggiunto appunto i Rim Rock Knight, perché anche loro sono dwarf, quindi nani, e quindi anche loro risultano giocati nei primi turni, ci permettono di rampare. In più hanno la particolarità di avendo un Boulder Rush con l'Adventure, quindi è un instant, o Sorcery con Heart Desire, o Instant con Stone, ci permette di usare All of Oracle, una rara nella nuova espansione, che ci permette di dare +1 a una creatura. Cosa non da poco, perché Magda è non tanto la Justice Sentinel quanto Magda è estremamente fragile. Va protetta, non ci puoi attaccare sempre, e diciamo devi trovare i modi giusti per tapparla. Uno dei modi giusti è animare Esika Chariot. Ci permette di copiare i token, e i token non necessariamente deve essere il cat per animarla, ma può essere anche il treasure token del Goldspan Dragon o di appunto di Magda. Cosa che ho fatto più di qualche volta è stato sacrificare le 5 treasure, quindi sono riuscito ad arrivare a fare 5 treasure per giocarmi o Emberclave o Great Henge. Great Henge è uno per nel mazzo, proprio per questa ragione, perché Magda ci permette, se hai 5 treasure, ti andate a prendere, e diciamo risulta, è diciamo una combo particolare, perché vuol dire che tu Emberclave già te la sei calata, e quindi diciamo sei addirittura d'arrivo. Onestamente, quando spacco 5 treasure, io mi vado a prendere Emberclave, non mi vado a prendere Great Henge, però potrebbe esistere l'eventualità. Non ho quasi mai avuto bisogno di usare Song Mad Treachery, quasi mai, è sempre entrata come terra, però in un paio di partite ne avrei chiuso contro un Sultai Ultimatum con appunto Song Mad Treachery, perché pescandola me la sarei potuta giocare contro il Polukranos o il Gargaroth di turno, e sarei potuta entrare con danni letali. Quindi diciamo
È dubbia, ci sta nel mazzo, quindi noi la giochiamo. Effettivamente non è male, non è per niente male, però comunque voglio dire, è tutto quanto molto relativo, a differenza della Shatterskull, che la Shatterskull tendo sempre a tenerla in mano e a non giocarla presto, a meno che ovviamente non sono costretto, perché comunque la Shatterskull è l'unico sparo lungo, grosso che abbiamo nel mazzo, e con se riusciamo a fare tante Treasure diventa veramente grosso, grosso. Questo è il mazzo. Questa, vi faccio dare un'occhiata alla side, che giochiamo appunto Scorching Dragonfire. Non giochiamo Best of 3, ma se ci andasse, comunque è un mazzo che ha anche la sua side in lista, quindi la potete trovare. Forse dovrei aggiungere un altro Ox. Sì, forse 2 o 3 Ox inside non sarebbe male. E anche avere forse anche un Ox Main, magari in un video successivo lo possiamo anche inserire. Un drop 5, ma vediamo com'è. Comunque, ranniamo soltanto, per modo di dire, soltanto 5, 10, 19 terre base. Il resto sono tutte quante cose che vengono trasformate, quindi in realtà sono Mad e Smash. Sound Mad e Shatterskull Smashing ci fanno arrivare a 25, 25, 25, sì. Quindi sono 19 terre, ma in realtà sono 20 terre, ma in realtà sono 25, 26. Quindi è molto, molto relativo. Beh, che dire, questo è il mazzo, non ci resta che andare a provarlo. Allora, mo speriamo di trovare qualcosa di interessante, interessante, e qualcuno di simpatico che ci lasci fare il nostro gioco. Io spero vivamente di non dover retrocedere, anche perché sto puntando a fare il Diamond in questi giorni, e spero di riuscirci prima della fine del mese, così almeno posso forse puntare a Medic anche nelle ultime ore. Comunque, il nostro opponent non ha companion, quindi può essere qualsiasi cosa tranne un mazzo di controllo. Sarei estremamente tentato di fare Scry al primo turno, però noi dobbiamo accelerare, quindi al 99% mi giocherò Jaspira Sentinel on the draw. Lui è on the play. Mono rosso. Questo vuol dire che la nostra Sentinel al 99% si prenderà uno sparo in faccia. Si prenderà uno sparo in faccia. Noi siamo d'accordo con questo sparo? No. E allora a questo punto, però no, magari non ce l'ha. Noi rischiamocela, diamogli sempre il bersaglio. Esiste l'eventualità che lui non ce l'abbia lo sparo in mano. In più, essendo un draw, dobbiamo 1, 2, 3, 4, 6 e 6. Questo è un Rakdos. Rakdos che pesca, amico mio Rakdos. Tu così mi fai accelerare. Allora, io direi Scry, abbiamo bisogno di una terra. La terra è arrivata. Quindi, la cosa divertente che noi possiamo fare adesso è fare Jaspira Sentinel e giocarci Heart Desire, così che abbiamo 1, 2, 3, 4, con la terra che peschiamo 5, Ghost and Dragon subito. Boh, a tappo. Ah no, non possiamo perché ci manca la seconda creatura. Vabbè, facciamo. No, no, ci possiamo inventare, facciamo Magda. Magda? Magda, tu mi ami? E allora lo vedi che è una cosa reciproca? Scusate, uomo traviato da Verdone. Potrei addirittura giocare la Lovestruck per chiudere praticamente a tempo di record. O Esika Chariot. Allora, se mi gioco Esika Chariot, sono 4 mana. Lui sta giocando bianco. Sono 4 mana con Esika Chariot. Mi avanza un mana, quindi no, a questo punto meglio giocasse a Lobstrak.
ci giochiamo la Lovestruck e poi ci giochiamo Magda. Allora, Lovestruck. Olè. E direi che il prossimo turno sono una valanga di danni. Prossimo turno ci giochiamo Drago, quindi sono 1. Allora, se lui non fa nulla, perfetto. Un keeper. Ma noi puntiamo al drago. Allora, aspetta, ragioniamo, facciamo le cose intelligenti. Jaspira Sentinel ci dà il mana rosso. Tappiamo Magda. Mandiamo uno. Drago. Next combat. 1, 2. Next damage. Sono tentato di giocarmi qualcos'altro, ma preferisco stare fermino, perché rampare troppo con queste carte potrebbe farmi perdere la partita. Senza contare qui potrebbe esserci una Doomscar. Qua cosa c'è? Burning Rune Demon. Ah, interessante, va bene. Quindi io scelgo tra due. Una nel cimitero, una in mano. Quindi sacrificheremo il nostro Ghost and Dragon questo turno. C'ha pure Lifelink il bastardo. Prenditi, porca troia. Prenditi Velumacius. Anche se forse a costo 6-7 è brutta combo questa. Mi serve un Emberclave adesso. Sì, vabbè, c'è solo una cosa da fare. Attacco, attacco. Allora, se io attacco con queste sue sono 9. Io devo puntare a fare più danni possibili questo turno. Perché il prossimo turno entra un drago. Quindi fanculo. Sono 13 danni qua, sono di più. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lui ha 7 mana, 2, 3, 4, 5. Lui si potrebbe giocare un'altra volta Unbreakable Bond, però. E questo mi resetterebbe la board. Però dici che ce ne avrà altri due? Proviamo. Chi non risica non rosica, a casa mia si dice, no? Dupigne. Ok. Inkyper. Gigante. Ah, potevo giocarmi un altro Inkyper. No, meglio uno in mano. Aspetta però, terra di turno. Chariot. Mo sarà un problema se lui si rigioca Massacre Pearl. 2, 4, 6, 7. Questo deve attaccare. Quindi teoricamente. Catroia, che bucio di culo, sto stronzone. Prendo una valanga di danni sto turno. Ho capito, amico mio, però.
niente, abbiamo perso. C'ha Lightning il bastardo. Non c'ha senso continuare una battaglia che non possiamo vincere. Ci ha detto molto molto male. Prima pensavo fosse un Rakdos Sacrifice, invece è un altro mazzo, ma vabbè, non fa niente. La statistica ci dice che questa la dobbiamo vincere, statisticamente parlando. Opponent goes first, quindi siamo again contro un angro senza cosa. Dopo Shafto ci abbiamo Spammo, mamma mia. Adesso probabilmente è italiano come noi. Allora, noi abbiamo Enderclave, Costan. Io questa mano la terrei. Non avendo accelerazione, mi gioco pure Temple of Abaddon e vogliamo non terra. Vogliamo non terra. Vediamo un verde. Lobstruck. Abbiamo pescato un'altra terra. Un'altra Enderclave non ci serve, quindi via sotto. Ti sei fatto? No, non si è fatto. Oh, tutte e tre l'ho pescate. Ne manca una. Allora, vabbè, giochiamoci in keeper tanto per. Io ho paura che lui adesso mi engia. Mi engia con la Lobstruck al quarto. Che questo è un mono verde. Mi servirebbe un bel. Mi servirebbe una bella contromisura. Ma ancora non posso sparare bene. Niente landa, non mi serve. Ricordate che giochiamo 19 terre, eh? Vabbè, questo mo se gioca Great Henge. Sempre se non missa land drop. Via. In search of greatness. Swarm Shambler. Attenzione. Allora, sapete che c'è col senno di poi che pescavo Jaspira? Col senno di poi che pescavo Jaspira Sentinel. Allora, prenditi rosso da qua. Mannaggia la pupazza. Beh, vabbè, pure Toschi. LOL. LOL. Vabbè, è il momento di diventare aggressivi, però, eh. Lui ha finito le cartucce. Noi cerchiamo di chiudere la partita adesso. Ok, un po' scassato i maroni. Che palle, mi devo fare 3 danni. Oh, a quanto pare mi porta veramente sfiga registrare, eh? Come la vinciamo questa? Vabbè, il Gargalot non mi preoccupa perché vado di Enderclave questo turno, quindi sti cazzi. Mi preoccupa molto di più il fatto che lui stia pescando come se non ci fosse un domani con questo frocio di Toschi. Porca puttana, oh. Cioè, sto mandando a fanculo la mia statistica perfetta. Ah, finisci i top deckare? Allora, se io mi gioco con Spendragon, sono 4 e 4, 8 più 1 di Enderclave 5.
doppio attacco di uno. Sono, allora, se uno viene bloccato sicuramente al Gargaroth. No, è inutile. Abbiamo perso. Non ci abbiamo abbastanza anni per ucciderlo. Cioè, allucinante, nelle ultime 10 ore le avevamo vinte tutte. Di fila, una cosa impressionante. Sono 2 ore che improvvisamente il mazzo si è scordato di essere tier 1. Questa la tengo e mi faccio Shattered Skull al primo turno perché mi manca il mana rosso e mi faccio Magda. Magda. Teoricamente noi abbiamo tutto quello che ci serve per vincere adesso in mano. Dobbiamo solo riuscire a fare un paio di Treasure Token con Magda. Ma porca troia, cioè la pescata per... Cioè, ce ne stanno 3 nel mazzo, eh. No, no 40. 3. No 100.000. Questo Prismari? Assiodra. Eccolo. Eccolo, bravo. Bravo, bravo. Un keeper e manda. Again. Mi serve un mana e il token di Magda e possiamo cominciare a fare del male al nostro opponent. Sempre se non ce ne fa tanto lui prima. Però l'innkeeper, se c'ha uno sparo, l'innkeeper è sicuramente più ghiotto di Magda. Ma può essere pure che mi sbaglio e lui spara su Magda invece che sull'innkeeper. Ma che cazzo è? Allora, io direi di sacrificare la nostra Magda a un bene più grande. Ti piacerebbe, sì. Potremmo ti sparo un Enderclave dietro al culo. Vai! Magda! Armati! Mamma mia, la nana più malvagia del mondo. Vai, Emberclave, porta più 3. Impara, impara. Learn, impara dalla morte del tuo. Cioè, tu vuoi arrivare a 7 mana per giocarti quello? Mi coglioni. Sto contento se ce la fai io. Io mi giocherei Giganto. Sta contando, probabilmente c'è uno sparo per Magda. E noi dobbiamo obbligatoriamente pescare terra. Dobbiamo. Oh. Magari se era rossa era meglio. Vabbè. Magda. No attack. Abbiamo perso un turno. Però abbiamo una valanga di mana. Certo, sì. Avessimo pescato un'altra terra rossa. Vabbè, Riddleform a noi non ci preoccupa. No, tu no. Allora, io il drago non me va di giocarmelo, dico la verità. Lo lascio qua. Perché ho Magda con Emberclave, quindi io lascio tutto strappato, gli faccio credere di qualche cosa, lui magari spara, perfetto, va benissimo così. Va benissimo così. In modo che noi il prossimo turno possiamo fare drago. Lui potrebbe avere pure encounter. Ma a noi ci frega poco. È entrato, quindi c'è rimbalzo.
Va bene. Ci hai fatto creare il mana per ricalarcelo dopo. Ti attacco. Un danno. Cantarne. Sto Brazen Borrower è cibo per il mio gigante. Expressive Iteration. Quindi questo turno tu non counteri. Però aspettiamo, potrebbe calare terra. Io mi sa che ho capito questo che mazzo è. Però non gioca Dreamstrix. Gioca altra roba. Che te sei andato a prendere? Stormwing Entity. Vieni sotto, vieni sotto. Nagazzo de montagna, se potrà avere. Ah, apposta. Ah, concesso. Ciao. Evidentemente aveva paura dell'ennesimo. Oh, vedendo gli ultimi game, se non avessi le statistiche belle scritte lì del tracker, tutto quanto, dubito che qualcuno mi avrebbe creduto che questo mazzo c'aveva l'80% win rate. Però, voglio dire, meno male che è l'emozione di trovarmi a streamare sicuramente. Allora, siamo on the draw. Con una Mauro, con due Chariot e Magda. È una Lobstrak. Quindi comunque abbiamo early play, abbiamo una curva 1, 2, 3, 4. Quindi possiamo tenerla. Andiamo bene. Innkeeper. Sto mazzo si è perso il mana rosso. Io non lo so com'è possibile. Una volta ce n'avevo veramente un botto. Rosso. Attenzione, mirror match. Wow. Ma non andava là lo sparo, amico mio. Madonna, mi devo fare 3 danni, che palle. Speriamo che c'è un altro gigante. Anche lui 3 danni e si fa gigante. Sa che giustamente io non blocco, quindi è un mirror. Wow, finalmente. Allora, vabbè, questa deve essere per forza rossa. Così la Shaft Skull può diventare uno sparo lungo. No attack. Lui ha avuto molta più fortuna. Allora, lui vuole farmi i danni. Quindi sparerà sulla Lobstrak probabilmente per ucciderla. Ah, Rimrock, va bene. Se fai i danni tu, muoiono entrambi. E ti giochi Rimrock con pescaggio. Va bene. Allora, io potrei fare due cose. Potrei fare sia Esika Chariot. E potrei fare pure Shaft Skull e levare tutto. E onestamente, a me piace di più la seconda. Perché così poi mi posso fare un bellissimo token con Magda da poter copiare con Esika Chariot, che non è per niente male. Anche perché, se, visto che lui ha un vantaggio di carta in mano, noi dobbiamo avere un vantaggio di mana. Quindi l'Innkeeper ce lo teniamo in mano perché è perfettamente inutile adesso. Lui gioca Drago. Quindi lui attacca. Speriamo che non ci abbia un altro sparo. A quanto pare 2 mana verdi. Jaspira Sentinel e Jaspira Sentinel, quindi. Ah no. La Lobstrak. Vabbè, noi facciamo Esika Chariot.
E a sto punto blocchino. Qua se c'è Ember Clave noi siamo fottuti. Non pensavo ci fosse qualcuno che giocasse questo mazzo come me. Onestamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, ce l'ha. Secondo me c'è Ember Clave. Però trovarmi lo stesso mazzo e avere più o meno la stessa situazione in Mirror vuol dire che comunque non sono l'unico. Mi fa quasi piacere, diciamo. Noi mettiamo lo stop prima che passa, così che Quasica Chariot ci... Madonna mia, un altro drago, sono 8 danni volanti, questi sono botto! Questi sono botto! Tana lurida, mamma mia. E mi domanda la gente come fa a scula così tanto. Ciao. Manco me. Cioè, non sapevo che era Ender, c'era cioè Ender che. Allora. Non vi preoccupate se vedete che. Nel video su YouTube vedete che perco, io ve lo ripeto, è nella descrizione del canale e tutto quanto. Io pubblico solo video in cui perco, solo video in cui faccio stronzate, in cui faccio degli errori. Questo perché? Perché vuole essere 3, 4, 3. Oddio, no, lo sparo, no. Che faccio però? Scusate, un attimo. Ok. Video in cui faccio cavolate. Perché Lurrus Bianco. Che cazzo di mazzo è questo? Redivivo. Perché è, diciamo, lo scopo del canale. Lo scopo del canale non è farvi vedere. Ah, guardate quanto sono forte! Ma guardate quante stronzate faccio. Quante stronzate si possono evitare? Ah, Magecraft, fantastico. Mannaggia tutto. Che cazzo mi invento io? Che cazzo mi invento io contro questo? Dovrei resettare. Con Lurrus non l'avevo visto ancora, sto mazzo. Con Lurrus ancora non l'avevo visto. Madonna mia. Cioè, sta fast. L'allero. Porca puttana lurida. Mori. Mannaggia tutto. Guardate. Cioè, mi sale proprio l'odio quando vedo ste cose. Mi sale proprio l'odio. Cioè, mai che toccasse a me Top del Cow. Ma porca puttana, ma come cazzo fai ad avere sta mano? Cioè, uno, due. 3, 4, 5, 6, cioè, e pare te, cioè, porco 2, cioè, ma, boh, non lo so, cioè, come faccio a vincere una partita del genere? Non lo so, mi devo raccomandare l'anima a Cristo, cioè, questa è persa praticamente, perché lui il prossimo turno, se gioca Expanded Anatomy, mette i segnalini. E mi fa 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 danni. Io sto 6, Lurrus. Ma vaffanculo, ma neanche ci perdo tempo con te, oh. Ma vaffanculo. Porco troia, cioè, ma come cazzo fai a come fai a scular così? Porca troia. Io non lo so. Io vorrei sapere a che santo si raccomanda sta gente. Non capisco proprio. Sorolof, ma non l'abbiamo già incontrato, Sorolof?
Ciao Roloff, io a te te conosco. Aspetta un secondo. Soro. Voi non vede, non lo vedrete, non lo vedete, ma sto cercando. Io mi ricordo che ti avevo incontrato, non è nuovo il tuo nick. Mannaggia a me quante partite faccio, vabbè. Siamo on the play. E ci abbiamo una mano decente. I giganti si sono ricordati di sostituire gli spari lunghi nei primi turni, incredibile. Devo cominciare a pensare di... Oh, e anche, attenzione, c'è una montagna, signori. Cioè, abbiamo una montagna e gli spari corti. Forse questa riusciamo a, addirittura a scombare. Fammi un po' la prova. Tu non puoi pescare. Scavenging Ooze. Un altro sparo del gigante. E manco. Così ci garantiamo un po' di pescaggi. Ciao. Anche perché se si pompava la bastarda, vabbè che si pompava da solo col Swing Keeper. Brush Fire Elemental, vai vai, attaccami, attacca. Anche perché è un po' bloccato. Ottimo, direi. Allora, visto che abbiamo perso per così dire il land drop, vediamo se il Bone Crusher fixa questa cosa. Perfetto. Quindi, tu e tu. No attack. La Brush Fire si schianterà sul gigante al 99%. La Lobstruck non ci preoccupa. Ok. Cosa facciamo noi? Potremmo fare l'altro gigante e guadagnare una pescata, e con il mana ci facciamo Shatter Skull è buona, specialmente adesso che abbiamo tanto mana. Un'altra terra? No, ne abbiamo a su. Oh, ce la fai? Mamma mia, quanto laggo. Allora, facciamo. Prendiamo un mana rosso. Tappiamo in Keeper. Giù Magda. No attack. Lui ha solo un mana rosso, quindi non c'è. Ah, eccolo. Vuole andare del Brush Fire. A Brush Fire la facciamo schiantare contro due giganti? Anche perché lui forse attacca con tutto. Perfetto. Cosa ci preoccupa di più? A parte il fatto che lui probabilmente ha Emberglaive. Cioè, è telefonata proprio, ma sai com'è? Sì, bravo, bravo. Mi sa che non hai capito. Tappiamo Magda. Shatter Skull. Uh-oh, retard alert! No, per Retard Dio, alert, no! class! Porca Madonna. Porca Madonna. Mi sono sbagliato.
And it's gone. Guarda se devo perdere sta cagata. Allora, cioè praticamente la Shutter School Smashing, cioè dovevo fare Shutter School Smashing su 1, 2, 3 e lui non avrebbe più potuto fare nulla. Purtroppo però noi siamo incappati in quello che è il bug di questo cazzo di gioco di merda, cioè che praticamente ti lagga e tu sei e tu quando clicchi, ha vinto il culo. Sei scatto con una faina. Cioè, bastardo gioco. Qua è bastardo gioco. Bastardo gioco. Perché io stavo là, stavo cercando di cliccare. Porca puttana. Riflessioni finali. Conclusioni finali. Signori, mazzo funziona. Mazzo gira. Le statistiche parlano chiaro. Sta sui 60-70% dei win rate. Certo, se laghi, se te disconnetti, se Dio ce l'ha con te perché lo maledici ogni 3x2, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Noi metterò nel video, ovviamente, alcune partite dove veramente ci sono state delle cose che ti fanno proprio incazzare. Perché porca puttana, tu stai a cara, non vuoi calare la terra, quello prende se sbaglia perché tu stai a spostare il cursore, te lo giuro, guarda, alla rabbia. Mortacci sua, ma bastardo gioco. Vabbè. Per oggi è tutto, un saluto da Kai, il Birdomano, un saluto da me, alla prossima succhiata. Mannaggia la Madonna addolorata, porca Gesù Cristo, Dio croce.